l'ultima parte del generativo brano insieme a Salvatore, e poi infine Salvatore leggerà una parte della sottofazione, e poi spiegheremo la copertina, ecco. Non è stata resa pubblica, la renderemo pubblica questa sera, e poi spiegherò alla fine il titolo che deriva da una canzone che sentite in sottofondo, ma dopo poi la registreremo. E poi infine, insieme a Nella racconteremo, Nella Fragale della tipografia Pelli, racconteremo come è nata l'idea di raccontare la mia storia estiva durante la guerra. Ho parlato dell'esperienza della tragedia. Capirete bene poi nel corso di quello che leggeremo di cosa tratta il libro. Iniziamo con la sua cosa. Dopo un inverno piuttosto movimentato, tra problemi respiratori e controlli medici, all'inizio dell'estate del 2018, Antonio Saffioti sceglie di sottoporsi alla tracheotomia per respirare e vivere meglio. Una scelta non scontata, frutto di una riflessione approfondita, di un percorso condiviso con la famiglia e i medici, orientata verso un grande obiettivo, una buona qualità della vita. Si apre così un nuovo capitolo della vita di Toto Saff, con piccoli e grandi cambiamenti quotidiani rispetto a prima, ma con una prospettiva rimasta immutata, la scelta di una vita indipendente. Il viaggio a Messina, l'intervento chirurgico, la riabilitazione e il ritorno alla Lamezia. Un'avventura fatta di riflessioni, incontri, gesti, parole e soprattutto, come leggerete, tanta musica. Antonio Saffioti racconta la sua estate insieme a Salvatore D'Elia per condividere con tutti un messaggio: scegliere sempre nella vita ciò che fa respirare l'anima e ci fa vivere bene, con noi stessi e con gli altri. Respirare, la tua autonomia scelta. Espira per una vita indipendente, questo è il titolo che abbiamo scelto per il nostro libro Il Salvatore. In uscita nelle prossime settimane, edito da Grafiche Editore di Antonio Perri. I travagli di una scelta non scontata, i rischi e le opportunità di una situazione, un'immutata battaglia quotidiana per la buona qualità della vita e della vita indipendente. Sono i temi forti del libro, con cui ancora una volta Antonio vuole lanciare un messaggio a tutti. La tracheotomia non è un tragico epilogo per chi vive per il suo fiore, ma una scelta che si concilia perfettamente fino a addirittura contribuire a una buona qualità della vita, una vita buona e indipendente, che Antonio ha ricominciato dall'estate del 2018 e che continua ogni giorno. Il ricavato del libro sarebbe voluto al centro clinico nel sud di Messina per la cura delle patologie neuromuscolari, che segue Antonio Saffioti da alcuni anni. Allora, Salvatore D'Elia, iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2014, ha collaborato con varie testate locali e nazionali, si è occupato di attività di comunicazione, ufficio stampa per particolari progetti in ambito culturale, politico e associativo,
e ha coordinato attività di giornalismo e comunicazione nelle scuole primarie e secondarie. Attivo nel mondo del volontariato, è membro dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Lamezia Terme e direttore del periodico diocesano in Campania. Allora, Antonio Sofrio, nasco a Lamezia Terme il 19 aprile 83. All'età di circa 2 anni mi è stata diagnosticata la distrofia muscolare di Duchenne, ma ciò non mi ha impedito di vivere una vita piena di entusiasmo. Ho conseguito la facoltà di giurisprudenza dell'Università Magna Grecia, la laurea in scienze giuridiche il 30 ottobre del 2006. Nello stesso ateneo ho conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza il 26 gennaio 2012. Negli anni mi sono occupato di associazionismo rivolto alle persone con disabilità, ricoprendo ruoli di vertice in tale organizzazione. Ad agosto 2016 ho pubblicato il primo libro, che ci capisce bravo scritto, con lo scrittore Marco Cavaliere, che è Marco, oggi voglio ringraziare. A settembre 2018 ho deciso di raccontare la mia storia da tragico tonizzato in un libro e mi ho affidato la scrittura al qui presente Salvatore Delia. Attualmente non ho ruolo in nessuna associazione sia del territorio che extraterritoriale e mi occupo di soltanto di diritti civili, sociali e politici e di cultura a 360 gradi. Scrivo per il mensile La Mezza e non solo, ringrazio la mia editrice Nella Fragale che è qui presente. Scrivendo per La Mezza e non solo è nata con l'idea, ma dopo lo spiegheremo. Ecco, conduco su Twitter TV la trasmissione YouTube Chi ci capisce, hanno due bravo come me, il cui presente Riccardo Cristiano che mi affianca in questa bellissima avventura. Oggi è andato su YouTube la nostra già 16ª puntata. Con questo concludo la mia presentazione, ma so che è stata superflua perché già sapevate tutto di me che pure di Salvatore. Siamo due persone molto popolari per fortuna in città. Ora, dopo questa presentazione, vi regaliamo in esclusiva un brano del nostro libro, un caro Enzo di Modena, Fede, amicizia, poi abbiamo scelto perché è molto simpatico e parla di un'altra persona che come me vive bene la sua disabilità, e poi ci sarà la parte finale che più di Fede te la lascio a Salvatore, perché Salvatore a livello di ha una fede più molto più matura della mia, e ho scelto apposta per questo per scrivere insieme a me il libro, perché io voglio mettere in evidenza questo aspetto della mia vita, quello della fede in Dio, e quindi chi meglio di Salvatore. E poi Salvatore è per me da molti anni, va per me a messa
ogni mattina, cioè, ogni mattina penso io, faccio le ultime 2 ore di sonno, lui va per me prima a correre, poi va in chiesa a Sant'Antonio, Sant'Antonio è più potente riguardo alla mia vita, quindi mi pregare per me ogni giorno. Quindi fatto alle 11 iniziamo a levare questo breve prato del nostro Dio. Il giorno successivo, il 16 giugno, mi viene comunicato che l'intervento sarebbe stato effettuato il 20 giugno, un mercoledì, dopo piacevolissimo incontro con il dottor familiare, un altro nuovo amico incrocia il mio cammino a pochi giorni dell'operazione. Si tratta di Matteo, detto Matteucci. È un ragazzino di 11 anni, dotato di una mini carrozzina fighissima. È divenuto la mascotte del reparto. Matteo era ricoverato almeno in quei giorni per educare alla ventilazione notturna. Mi scuso per un po' di emozione. Appena si rivede, inizia a riempirmi di domande e rimane affascinato dalla mia postazione tecnologica. Tavolino da letto, PC con l'enorme stemma della Juventus, smartphone combinato al PC, auricolare e mouse controllato col naso tramite webcam e programma Facebook. Poco dopo arriva Matteo. Tania, una donna dal viso fragile ma con una forza interiore paragonabile a quella dei miei genitori. È una neuropsichiatra infantile. Matteuccio viene alla mano in regalo per l'imminente compleanno PC con il mio, ma purtroppo con lo stemma della vita. Però per fortuna ultimamente è l'ultima telefonata, Matteo mi ha detto di essere diventato tifoso del Juventus. E ha pure pubblicato sui social un bellissimo video in cui canta l'inno della Juve con la maglia di CR7. Subito dopo Tania mi confida che Matteuccio fa i capricci con la ventilazione. Allora io cerco di tranquillizzare raccontandogli la mia storia di 15 anni, di 15 lunghi anni di ventilazione meccanica, durante i quali proprio grazie a quei dispositivi sono riuscito a fare tantissime cose inimmaginabili per chi da piccolo si trova di fronte alla realtà di noi, come la distrofia muscolare di Duchenne. Matteuccio sembra convinto e rassicurato, ma ci penso una mano a convincere definitivamente con una scala piuttosto vantaggiosa. Un PC in regalo a Matteuccio, in cambio dello stocco ai capricci. La mattina seguente, Tania mi dà una notizione. Matteuccio ha ventilato tutta la notte senza fare storie e senza lamentare, dimostrando come tutti i ragazzini con disabilità di avere forza e pazienza sono umani. Vai, saluto. Oltre alla notiziona, l'amica Tania mi porta una sorpresona. Don Cristian, un giovane sacerdote della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a Messina. Da cattolico per certi versi a modo suo,
convinto come sono che Dio sia di sinistra, perché sta sempre dalla parte dei più deboli, abbiamo conversato con Don Cristian e ci siamo subito trovati in sintonia. Ma soprattutto Don Cristian lascia a me e alla mia famiglia delle parole bellissime che ci hanno dato una grande carica di fiducia alla vigilia ormai dell'operazione. Non ti preoccupare, la Madonna è già avanti. Ancora oggi voglio ringraziarlo per quelle parole, così semplici e piene di fede autentica. Quella fede che si ripone in un Dio che, come ripete spesso il Papa, ci vuole bene come padre e come madre. E a proposito di madre, il 17 giugno, 3 giorni prima dell'operazione, da Lamezia arriva mia madre, accompagnata dai cugini Leandro e Giovanna. La famiglia Sappioti è quasi al completo. Mancava mia sorella, che sarebbe arrivata dopo l'operazione. E ora, come ultimissima, no? Anteprima, vi diamo giusto due parole che sintetizzano una delle tante piste con cui potete leggere questo libro. Allora, il libro di Antonio ci interroga su cosa ci fa respirare e su cosa invece ci fa soffocare. Ci fa soffocare l'indifferenza, ci fa mancare l'aria, una telefonata che non arriva, quella delicatezza che a volte vorremmo, le presenze che mancano. Ci fa mancare l'aria quell'insopportabile afa che tappa il cielo di Lamezia durante l'estate. E poi ci sono le cose attraverso le quali, come attraverso una candela, ma invisibile, impercettibile, entra l'aria. Riprende l'aria l'animo ogni mattina quando ti poni davanti al Creatore, non rivendicando i meriti del giorno prima, ma le tue miserie e le tue debolezze. Riprende l'aria l'anima per ogni gentilezza inaspettata, per una mano che ti soccorre e a cui ti aggrappi, per qualcuno che condivide con te il tuo cammino. Fa riprendere aria e incontrare le persone a cui vuoi bene ogni mattina alla stessa ora, per dare un senso anche alle giornate più grigie. Perché come Antonio, tutti quanti di questo abbiamo urgente bisogno. Far respirare l'anima. Ora la parola alla nostra editrice, nonché promotrice anche in parte di questo progetto, che è Nella Pagani. Grazie. Non uso il microfono, spero mi sentiate. Io ho seguito Antonio, ho conosciuto tramite i social e poi ci siamo incontrati spesso nelle varie occasioni, premiazioni o altro, e quindi io mi sono avvicinata a lui e gli ho detto: noi stampiamo un giornale, mi piacerebbe che tu collaborassi perché tu sei un esempio per tutti noi. E lui accettò e quindi da quel momento abbiamo cominciato lui a scrivere il giornale e io a diventare amici. Ecco, ci sentivamo a parte il giornale su WhatsApp, eccetera. Quando all'inizio dello scorso anno è stato male e non rispondeva ai WhatsApp, mi sono preoccupata e lo riscrivevo spesso: Antonio, che c'è? Però lui non si è mai lamentato, ma è sempre una parola per consolare me, lui. Alla fine, quando l'ho visto, hanno pubblicato la prima foto senza la mascherina, cioè una gioia immensa, e l'ho chiamato, cioè cantò. Gli avevamo già dedicato una copertina noi come giornale per raccontare la sua storia, però quando ho visto quella fotografia di Antonio, assolutamente dobbiamo dirlo, perché è una cosa meravigliosa quello che hai fatto. Appena te la senti, scriviamo un articolo per il giornale. E così è nato tutto. Poi lui forse ha riflettuto su queste parole, su sì, quello che è un esempio per tutti noi, perché veramente lui è una forza incredibile. Leggendo il libro esce fuori questa forza che ha dentro e che a volte personalmente mi fa vergognare quando mi lamento per cose che non hanno valore. Devo dire, già prima di partire, per me sì, avevo l'intenzione di scrivere un articolo su quella che sarebbe stata poi la mia esperienza a Messina, però poi quando ci siamo sentiti con Nella ho detto: ma perché fare un articolo più di uno?
che poi sarebbe stata una cosa dispersiva, riduttiva. Perché l'altro che nega mi ha sempre detto il prossimo libro lo resta un palco da me, quindi da subito poi è nata l'idea di far diventare l'articolo un libro, e poi subito mi è venuto in mente Salvatore come coautore, dato l'amicizia incessante che c'è e che ci fa pure chattare tramite WhatsApp pure tutti i giorni. E poi lui proprio in quel giorno regala a me alle 13 di San Antonio insieme a mia madre, quindi il passo è stato bravissimo per scegliere subito lui come coautore. Ringrazio Amelia per l'opportunità che mi dà di scrivere nel suo giornale, che poi è il giorno di tutti i ramellini, per fortuna è così. Pure grazie a me, grazie al suo giornale, è nata in me una incredibile voglia di scrivere e di scoprire nuove storie. Mentre all'inizio ho visto alcune volte pure degli articoli che avevo già scritto in passato, ultimamente ho proprio una curiosità incredibile ogni mese a trovare un argomento nuovo, una storia nuova. Per concludere questa parte vi invito molto a leggere poi l'aggiornamento in poi, di solito il giornale esce a fine mese, di leggere il mio prossimo articolo che secondo me è uno dei più belli che ho scritto, e poi la storia che parla di calcio, però non vi anticipiamo nulla. Per concludere volevo presentarvi in anteprima esclusiva la copertina frontale del libro, che è stata dipinta e fotografata dall'artista ramellino Erika Rovico. Colgo l'occasione per ringraziarla e salutarla, purtroppo non è più presente perché come molti ragazzi ramellini è andato a cercare lavoro a Londra, lei precisamente si trova a Milano, purtroppo non sta riuscendo a trovare lavoro, però mi auguro che lo trovi subito, perché lei oltre ad essere fotografa, la sua attività principale è come dipittrice. Io l'unica l'ho conosciuta 4 anni fa, in occasione di un evento che abbiamo fatto qui a Lanesi, e lui mi ha subito colpito per la sua volontà e disponibilità nei miei confronti. Come volte mi ha vinto, poi siamo molto amici, non mi ha mai fatto pensare la mia disabilità. Per voi, per me, la disabilità non esiste, è solo una condizione marginale della mia vita. Allora, quindi dà un senso di respiro questo. La foto l'abbiamo realizzata a fine gennaio. È stata realizzata
nel mio ufficio sotto casa, praticamente, questo sfondo di Eka, un'opera di 2 metri per 3, abbiamo attaccato a un muro, abbiamo iniziato a scattare delle foto, come vedete il mio sguardo è serio in questa foto, però si nota uno sguardo un po' malizioso, malizioso come il mio. Che guardate, quindi è stata scelta proprio proprio per questo. Poi abbiamo fatto pure altre foto, ma poi il backstage, poi nei prossimi giorni sui social, e quindi è stato molto bello per me questa volta fare la copertina, perché nel precedente video era una foto di quando ero piccolo, quindi è stato necessario per scegliere. Invece il fatto di realizzare la foto mi ha molto entusiasmato. Poi vi racconto una cosa: quando abbiamo voluto scegliere il titolo, io avevo sentito nel mese di novembre la foto della canzone dei Subsonica, che sentite adesso termino, che sentite in sottofondo, che si intitola Respirare. Poi mi è venuto in mente questa canzone quando dovevo scegliere il titolo, poi ho iniziato, ho visto che gli sfuggite il video di questa canzone. Poi dopo che abbiamo fatto le foto per la copertina, ho rivisto più volte questo video, cioè che abbiamo fatto una copertina che sembra presa dal video di Respirare dei Subsonica, perché pure per caso questo gruppo torinese, che mi piace molto, ha scelto di utilizzare l'arte come mezzo espressivo. Infatti quando io ci sono delle opere, sì, allo sfondo di Erika, e poi ci sono opere di grandi pittori e pittrici come Frida Kahlo, che è la mia artista preferita, la mia artista disabile preferita. E quindi capito bene che anche nella scelta del titolo inconsciamente abbiamo fatto una scelta che si coincide con i miei ideali e quelli di Salvatore. Poi io faccio un'ultima anticipazione: il libro che abbiamo scritto insieme a Salvatore sarà un libro a colori, anche per la scelta dare colore alle parole. Poi sarà un libro fotografico, perché abbiamo inserito alcune foto significative della mia estate, appunto qualche foto d'arte. E poi è un libro musicale, perché ho voluto raccontare la mia estate attraverso la musica della mia estate. E poi nel libro sono presenti riferimenti a realtà culturali lametine, come appunto sono ormeggi, come per esempio Trapani, come e poi si parla pure di altre realtà come il tipo, come Manifest. Ci sono continui richiami a tutte queste realtà che mi sono molto vicine,
ringrazio perché ha arricchito la vita. Per ultimo ringrazio il nostro caffè letterario, in cui per un periodo ho pure lavorato, quindi conosco tutti i ragazzi, ringrazio poi ormai ci festa, in particolare Antonio Pagliuzzi, come sempre mi dà lo spazio di dire le mie cose, sempre in ogni occasione. Poi ringrazio tutto lo staff di Ormeggi, in particolare la direttrice artistica, la mia amica Simona Viciani, traduttrice italiana del grande Charles Bukowski. E per concludere ringrazio tutta la città di Lamezia per la pazienza di ascoltare la mia storia e di vedermi sempre in giro per costruire e non in casa. E per ultimo vorrei dedicare questa anticipazione di presentazione a tutti tre che ho cominciato a leggere, perché come sapete per leggere ci sono stati 3 giorni di delibere del caos energetico e mi sono messo nei panni di chi come me vive da capo storico in Venezuela. Penso che purtroppo molte persone vivono una vita come la mia, penso che purtroppo non ci siano più, perché anche nel mio caso senza energia elettrica non ci può essere il respiro, quindi dedico a loro questo anticipo di presentazione. Poi valevo pure questa anticipazione alla mia amica Valeria Sassi, che come me ha subito nell'ultima settimana la tracotomia, e quindi mi sento molto vicino a lei e spero in questi giorni di dargli una carica per affrontare meglio la difficile di abilitazione sia alimentare che per tornare a parlare. Quindi dedico a lei e a tutti i venezuelani con me. L'unica cosa che non abbiamo svelato del libro è chi è l'assassino. Quello lo leggerete quando sarà presentato. E vi diamo appuntamento alla presentazione, che sarà tra aprile e maggio. A primavera. Buona serata e grazie.